Siamo tutti venuti di nuovo in questo nuovo video, questa è parte 2 dei miei acquisti perché ho fatto l'altra parte precedente sul make-up, questa invece è dedicata al non make-up. L'altra parte dovevo fare insieme all'altro video ma durava già troppo e mi sono messa uno standard di massimo 15 minuti per non annoiarvi a morte. Allora, procediamo subito così non diventerà più lungo. Ispirandomi al ormai a vari youtuber che seguo, questa cosa è Pinocchio, ho preso una cosa fantastica in libreria, raga. Ho preso tantissime cose. Alcune cose non c'entrano niente con Pinocchio, però molte sì. Che vi lascio sotto il suo link sopra, da qualche parte lo lascerò. Allora, devo fare veloce perché dopo ho una live sul canale Viola. Vi lascio sempre qua sotto il link, se vi fa piacere potete seguirmi anche sul canale Viola. Non avete l'account? Non vi preoccupate, ci mette 2 minuti a farlo e non c'è bisogno che per forza vi abbonate a me. Non dovete nemmeno subbarvi, non dovete nemmeno seguirmi se non volete. Comunque mi guardate, se vi fa, se sono simpatica e non mi, mi trovate sopportabile, schiacciate poi sul cuoricino e diventate i miei follow. Fine. Non ho, ho il canale attualmente aperto, quindi se siete anche non followatevi, potete comunque seguirmi, però mi fa piacere se ovviamente mi seguite anche con il follow. Procediamo col video. Allora, dedicato a Pinocchio, il Grimorio. Lo trovate in tutte le librerie. Se non sbaglio, non vuole fare una gaffe, penso Mondadori. Non me lo ricordo perché è passato un po' di tempo. Comunque Mondadori, anche Giunti al punto, quelle cose là, Giunti. Ah, è fatto così, al libricino. Io l'ho pagato 10 euro. Se avete gli sconti, è scontato, c'è anche questa cosa qua, che penzola. Allora, è formato da due parti. Come potete vedere, uno è la parte che vi spiega praticamente tutte le cose sui grimori, i famigli, gli incantesimi, queste cose qua. Ed è bellissimo, ragazzi. Io lo devo ancora leggere, però, tutto. L'altra parte invece è creare il vostro grimorio, cioè questo qua sarà il vostro grimorio, perché il mio faceva veramente schifo. Quindi questo qua poi ovviamente non lo volevo proprio vedere perché ho scritto le mie cose. Questo sarà il vostro futuro grimorio. Quindi in base a questo e altre informazioni potete creare il vostro grimorio già bianco pulito perché qua non c'è scritto nulla. Faccio delle parti non scritte. Non c'è scritto nada de nada. Create il vostro grimorio. Qua ci sono scritte tante informazioni carine che ho letto. E vi dice veramente tantissime cose che ho trovato molto interessanti. Talismani, vari tipi di incantesimi, i rituali di purificazione e poi vari tipi di altri oggetti. L'ho trovato veramente bellissimo, ve lo consiglio. Forse 10 euro per alcuni diranno, beh, è un po' caro, però con qualche offerta secondo me lo trovate. Io l'ho preso da Giunti al punto, forse, non vi ricordo. Alla Feltrinelli comunque l'ho trovato in tutte le librerie. Il mio prossimo libro sarà quello che ho visto sugli incantesimi o su le pietre. Mi piacciono molto queste cose, ve lo consiglio, costa 10 euro. Ed è veramente carino come l'hanno fatto. Altra cosa che ho comprato, gli incensi. Sono comprato gli incensi che si chiamano Egipto e mi piace tantissimo. Dite alla mia mamma che ci sono. La mia mamma me li ruba. Hanno un odore fantastico. Non li ho ancora aperti perché ne ho un bel po'. E questo qua me l'hanno consigliato perché, a parte che è paccone gigante. E poi mi sono comprata, sono delle candele semplici. Solo che io per fare il mio, diciamo, detto che sembra brutto di altare, la mia collezione delle candele ne ho una per ogni colore. E questa qua l'ho presa azzurra. Ho preso questa qua che è verde, è più piccolina, lo so. Più grande non l'ho trovata. Le ho prese tutti in vari negozi, che sono molto grandi. Ho preso poi l'olio essenziale alla brezza marina, perché sto cercando di creare delle candele fatte in casa, ma lo uso anche per il diffusore, per l'ambiente, che ha un buon odore. Poi ho comprato questo qua, ragazzi, guardate quanto è bello. Questo qua ci mettete sopra le candele, sotto, è un bruciatore di incensi. E guardate quanto è carino, proprio di gufetto. È stupendo, ragazzi. Poi, questa cosa non c'entra un piffero con tutto il resto, però visto che ho fatto gli acquisti, ho comprato salviette anti-zanzare. Volevo mostrarvele perché è il tempo delle zanzare. Questo qua, tra l'altro, le pagate un cazzo. Se andate all'Eurospin, scusate per la parolaccia, se andate all'Eurospin, vicino a casa vostra, le pagate niente, anche al Lidl. Niente, questo finito i miei acquisti. Il gufo l'ho pagato, se non sbaglio, sui 4 euro, 4-5 euro. Brezza marina 1,19 euro, candela 1,20 euro, questa è più grande 2,50 euro, 1,50 euro, 10 euro. Salvietta non ne ho idea, la presa mia madre, che saranno su 1,50 euro, 99 centesimi, siete fortunati. Boh, questo è tutto quello che ho comprato, io spero che vi sia piaciuto. C'ho tantissime, io sono piena di candele, incensi,
C'ho anche le piramidine adesso, c'ho di tutto. E ho anche lo spray per le zanzare, però solo mia mamma si incazza. E quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata, spero che vi sia piaciuto il mio piccolo video questo. Io vi saluto, alla prossima.